Daniele Stefani, benvenuto su Due Magazine. Ciao Cristian. Oggi è un'occasione molto particolare perché festeggiamo l'uscita del tuo nuovo brano che si chiama La Fiducia. Sì, è uscito da poco e con la partecipazione del featuring di Paolo Ruffini, nel video special guest la mia sorellona Giusy Versace. È un brano importante che dà il titolo all'album che uscirà il 7 giugno. Perché bisogna avere fiducia in questo momento e perché con fiducia si possono compiere dei passi importanti. Il tuo pubblico in Sud America sicuramente sarà molto invidioso di questa anteprima che l'Italia si becca questo mese. Devo dire che questa volta sono tornato a casa e quindi ho dedicato più spazio qui, però dopo l'estate un giretto in Latino America è probabile che lo faccia. Grazie Daniele e complimenti per quello che fai. Grazie a voi, ciao. Insomma, di comunicazione è un po' quella di Simone Cristicchi, che comunque è un artista che conosco da tanti anni e che stimo, quindi insomma, piuttosto che magari di altri artisti comunque che non sono dei nomi eclatanti, ma che in qualche modo avevano un percorso diverso dal mio, sono state fatte secondo me delle scelte insomma evidenti non solo a noi, addetti ai lavori, ma adesso anche un po' alla gente che tramite insomma tutte le polemiche che ci sono state è stato un po' più chiaro. È giusto sottolineare che le scelte si possono condividere o meno, e questo ci mancherebbe, però è anche giusto sottolineare che non sempre, a me chiedono spesso i fan perché non vai a Sanremo, perché non vai in televisione, perché cioè, non è che non vado io, cioè è che il problema è che un certo tipo di sistema apre determinati spazi o meno a determinati artisti o no. Questa canterà un po', che dici? Bene, ci sto. Partiamo dal falso, sì. Poi ci spieghi anche... Facciamo dopo la spiegazione. Beh sì, dai, ci sta, almeno vediamo se l'abbiamo indovinato, ok? Quindi quando sei pronto... Così casualmente poi ti scatterà un applauso non chiamato, sai queste cose. Ok. Allora, un applauso a Daniele, che per la prima volta lo suona live. Però ovviamente avete avuto un percorso nettamente differente, sì, perché da TRL, quello era tutto biondo, ragazzi, figlia, ce l'hai capito? Questo tra l'altro ho rivisto delle interviste di TRL, ho fatto dicendo una banalità, era così, no dai, niente, cioè, no, c'era questo, ragazzi, allora... Io sì, tanto, ancora più milanese di quanto non sia. L'abbiamo visto insieme, cos'è? 15 giorni fa un'intervista tua del 2001 era abbastanza divertente, con una foto anche di Zani che come sempre tra pochissimo, su All Music Italia. Ha fatto vedere una foto di Sanremo, fantastico. Il vostro rapporto, cioè quando Giuliano ti ha ritrovato cantautore, perché si sarà fatto delle domande in che direzione andare, anche questo è stato il periodo per cui ci avete messo un pochino a fare fiducia? Sì, in parte è stato per questo, in parte anche per scelte, voglio dire comunque... Non possiamo nascondere il fatto che gli sforzi di un indipendente sono sempre insomma maggiori rispetto a quelli di una major, quindi ci vuole insomma calma, tempo, ci vuole fiducia. E alla fine l'ultimo disco in italiano, a parte il singolo con Ben nel 2013, tra l'altro qui c'è
producer che ha fatto con me quel singolo, che è Maximiliano Arrivo, un altro carissimo amico che saluto. Un applauso per lui. Sono in buoni rapporti quasi con tutti. Ok, bisogna avere fiducia, giusto? Sempre fiducia. Andiamo avanti. Mi fai sentire nella mia assenza? Porca, vuoi mettere in difficoltà? Sì, dai, canta un po'. È una cosa che comunque da sempre mi piacerebbe tornare a fare, quindi speriamo che l'anno prossimo ci sia un pochino più di sensibilità. Vediamo con chi mi presento. Non l'hai detto? Vediamo se te la scuola. No, soprattutto esatto, vediamo se riusciamo a come dire, ad abbattere un po' questo muro. Come lo dire? Insomma, penso che saremo arrivi no. 800.000 proposte, non ho idea, insomma, però insomma, speriamo, mi piacerebbe. Sicuramente un po' di date in giro, un po' in acustico, ho la fortuna insomma di, con la chitarra, di viaggiare un po' dappertutto, e qualche data, e poi ci sono dei progetti che mi piacerebbe, insomma, mi piacerebbe tornare in TV in qualche modo, perché ho trovato le ultime cose che stanno facendo dedicate ad artisti che hanno già un background, in realtà non è che siano molte, ci siamo capiti, le ho trovate più interessanti rispetto all'inizio, quindi perché no? La cosa che a me piace di queste trasmissioni, in particolare di Ora Mai Più, che è appena passata, poi non so se ho letto in discrezione, insomma, forse torna anche più di farlo, sono trasmissioni, almeno Ora Mai Più, che è stata quest'anno una trasmissione che ha dato il giusto valore alle persone che hanno un vissuto artistico, cioè sono i concorrenti, poi c'è stato un po' di circo, va bene, tra i coach, però quello fa parte. È stato anche divertente, no? C'è la rettore che era più matto, però cioè, gli artisti sono stati trattati come tali, cioè, e poi voglio dire, Paolo Vallesi, che io negli anni 90, cioè, Vallesi per me insomma, era comunque cioè, uno da seguire, no? Cioè, un personaggio che ha scritto anche solo due canzoni, valgono per 20 anni di carriera, La forza della vita e Le persone inutili sono due canzoni straordinarie. Come la Salemi, che è uscita molto bene, adesso non voglio fare torti a nessuno, però dico questi due perché sono quelli che mi hanno colpito maggiormente, anche forse Jessica vocalmente, vabbè, comunque senza dilungarsi troppo, quella è un'opportunità. E poi tanto live, continuare un percorso passo a passo, io lo scrivo spesso nei social ed è quello che penso, un passo alla volta con fiducia.